Ciao ragazzi, buongiorno a tutti voi. Ciao ragazzi, fatemi sapere se mi sentite, mi raccomando. Allora, cari miei, intanto inizio a salutare un interista qualunque. Ciao caro, ciao Biagio 21, la notizia del giorno. Ciao Luigi Gargiulo, è che Vesino finalmente ha firmato per l'Inter, praticamente ha fatto le visite mediche, quindi diciamo che è fatta all'Inter, praticamente è ufficiale, si può dire, deve fare solo le visite mediche, anzi le ha già fatte e manca solo la firma, praticamente è fatta per Vesino. Saluto Sergio Fox, Mattia Maccarone, Charles Bronson, Matteo Gervasoni, Abdu Fall, Lino Banfi, carissimo Lino Banfi, e Biabianello Sparta Praga, ragazzi, questa è una gran bella notizia, veramente. Io proprio oggi mi stavo chiedendo, ma questi bidoni, questi cessi che abbiamo, ma quando li smaltiamo? E proprio nel giro di pochi minuti è arrivata la notizia di Biabiani allo Sparta Praga, almeno qualcosa si muove, diciamo, in questo senso. Saluto tutti ragazzi, SB883, Abdu Fall, Maria Venezia, Franci Amato, Marco Interista, Dibe Dibe, Davide Trisotto. Allora, secondo me, ragazzi, l'acquisto di Vesino per me è un molto buon acquisto. Secondo me, non è il top player che ti fa svoltare in mezzo al campo, per carità, però è un profilo funzionale, uno che giocherà molto bene il pallone, è un profilo che piace a Spalletti. Secondo qualcuno, addirittura farà il trequartista Vesino. Secondo me, giocherà mediano davanti alla difesa. E secondo me nelle idee del mister c'è proprio quello di provare Borca Valero Vesino davanti alla difesa e vedremo poi il trequartista chi lo farà, se verrà rilanciato João Mario in quella zona di campo, se penseranno ad un altro trequartista. Ragazzi, io spero ancora in un altro trequartista perché João Mario non mi convince, diciamo, dal punto di vista realizzativo, anche se sta migliorando da questo punto di vista, però vorrei un trequartista che incide, ragazzi, che vede la porta, calcia da fuori, tira in porta, inserimenti, come era Stankovic una volta. Ma ad Albert, quando arriva Luca Magnacci? Dovrebbe arrivare in questi giorni, ragazzi. Mamma mia, io non lo so, veramente questa trattativa è peggio di un parto. Sembrava tutto fatto. A quanto pare l'Inter sta aspettando ancora il ritorno del preliminare del Nizza e speriamo bene di poterlo subito mettere nero su bianco. Perché l'ho già detto, ragazzi, Dalbert sarebbe un grandissimo acquisto. Su Vesino, ragazzi, ripeto, è un ottimo acquisto, comunque non è funzionale, è un acquisto funzionale, non è un top player esagerato, quello assolutamente, però è un giocatore che farà comodo a Spalletti. Ragazzi, Spalletti vuole un centrocampista fosforo, piedi buoni. Vesino ha tutto questo, insieme a Borca Valero, che è stata la sorpresa finora dell'Inter, eh? Mané, che ne pensi? Che sarebbe un grandissimo acquisto, Charles Bronson? Magari, speriamo questa notizia venga confermata veramente, perché Mané è quel tipo di giocatore che a Spalletti servirebbe come il pane, uno che spacca le difese avversarie, atletico, forte fisicamente. Speriamo bene. Che razza di giocatori sono questi? E dai, ormai siamo una squadra mediocre. Clichi 9. Come ho appena detto, Vesino non sarà quel nome che ti fa sognare, però fidati che è un bellissimo giocatore, ragazzi, ha sia quantità che qualità. Ovviamente l'Inter ha bisogno di tanto altro, eh. Ciao Gheri, quando arriva l'attaccante da affiancare Icardi, l'Inter ha solo Icardi. Beh, ma non arriverà l'attaccante da affiancare Icardi, Salento. L'Inter giocherà con una punta sola. Ciao Gingio, carissimo, Sergio Fox, Murillo quasi fatta col Valencia. Ecco, questa è un'altra gran bella notizia, ragazzi. Murillo, Biabiani, tutti questi giocatori qua. Non vedo l'ora davvero, non vedo l'ora di smaltirli perché si può davvero sbloccare anche il calciomercato dell'Inter. Ma chi gli fa i gol all'Inter? C'è solo Icardi. Salento. Per questo l'Inter cercherà, deve prendere profili nel reparto offensivo, non punte, anche giocatori esterni, trequartista, con gol nelle corde. Sabatini lo aveva fatto capire questo, ragazzi, che dovevano arrivare giocatori con tanti gol nelle corde. Ad esempio, Mané è uno di questi, un giocatore con tanti gol nelle corde. Secondo me non è facile, non è facile. Però vediamo un po', ragazzi. Candreva quando va a Londra? Magari adesso, Dali, speriamo bene, speriamo bene. Ciao Kind, certo che mi ricordo. Cosa ne pensi di Kimpembe? Kimpembe è un bel centrale, ragazzi, giovane. Secondo me l'Inter, dal momento in cui ha preso Skriniar, non deve più andare su profili giovani, servirebbe un profilo, diciamo, intermedio,
tra l'esperto e il giocatore giovane. Kimpembe comunque a me contro il Barça in Champions ha fatto una grandissima impressione all'andata, quindi sarebbe comunque un ottimo acquisto per quanto mi riguarda. Keita credo non arrivi, che ne pensi Luigi? Ecco Alessio Palumbo, è la sensazione che sto avendo anch'io e non mi piace questa sensazione, perché io Keita lo volevo tantissimo e speriamo bene che davvero l'Inter si possa ancora inserire, ragazzi, perché io per Keita stravedo. Io continuo a pensare che se l'Inter vende Perisic e prende Di Maria e Keita, e Di Maria non è comunque facile, fa un grande affare. Ciao Daniele Veneziano. Caramo Olafor dovrebbe arrivare in questi giorni, vediamo. Aurier, a proposito di terzino destro, ragazzi, sarebbe tantissima roba, magari, al posto di D'Ambrosio, magari, ragazzi. Ciao Luigi, ho notato che i giornalisti stanno continuamente rompendo i coglioni a Spalletti dicendogli che lo vedono nervoso. Questo non lo fanno arrivare a fine campionato. Purtroppo Gennaro Accardi è quel tipo di pressioni che si fanno nei confronti dell'allenatore dell'Inter. Io ricordo addirittura è stato attaccato Spalletti, ancora doveva arrivare all'Inter, non era stato ancora ufficializzato dall'Inter, e feci di fatto un video contro al Corriere dello Sport che attaccò Spalletti dicendo c'è l'ombra di Capello su Spalletti, visto che Capello stava andando al Jiangsu Suning. Questo purtroppo sappiamo i giornali come ci trattano, ragazzi, e questo è uno schifo. Ciao Gabriele Malloggi, carissimo. Chi giocherà a titolare in centrocampo? Davide Trisotto. Secondo me giocheranno, ripeto, Vecino e Borja Valero. Secondo me, ragazzi, Vecino non arriva all'Inter pagato 24 milioni di euro per fare panchina. Secondo me no. Secondo me no, onestamente. C'è chi diceva addirittura Vecino può fare il trequartista, ma secondo me no, ragazzi. Secondo me farà il mediano davanti alla difesa. Vogliamo l'esterno destro, Cribbio? Esatto, Gingio Pillo. Io, ripeto, un'altra stagione con Candreva non la voglio fare, ragazzi. Assolutamente no. Serve un esterno destro forte. Cancelo, Tommaso Bellanti sarebbe tanta roba. Ho sentito che il Valencia appunto sta chiudendo per Murillo, come ha detto Sergio Fox, ma mancano 2-3 milioni di euro. Interessa anche con Ndombele. Io gli farei un bel pacchetto al Valencia, inserirei Cancelo, che è tanta roba. E vediamo, ragazzi, speriamo bene. Keita Milan, hai sentito di un possibile inserimento del Diao? Ho sentito, ragazzi, però non è confermato. Ad oggi, secondo me, pare Keita più vicino alla Juve. Rosicherei tantissimo per questa notizia, però pare davvero più vicino alla Juve che all'Inter. E questo mi fa incazzare, onestamente. Mané, Max 21, sarebbe tanta roba. Mamma mia, che giocatore. È il giocatore perfetto. Quello che servirebbe proprio all'Inter, proprio sarebbe il nostro Salah, quel giocatore fisico che spacca le difese dal punto di vista atletico, che parte negli spazi, sarebbe tanta roba, ragazzi, speriamo che questa notizia venga confermata. Ciao Alessandro Eramo, ciao Rosario Fregale, perché mi leva tutti i messaggi che scrivo? Non lo so, Riccardo. Non lo so onestamente. No, io non sto facendo niente, sto leggendo tutti i vostri messaggi. Hai sentito di Ibra? Ho sentito Gerry Nuri, ho sentito che qualcuno lo potrebbe dare anche al Milan, verso il Milan. Io onestamente non lo so Ibra in che condizioni è e che cosa potrebbe fare. Boh, non lo so, ragazzi. Io voglio Di Maria, Giuseppe Idotta, e mica solo tu, guarda. Lo vogliamo tutti Di Maria. Ciao Gascoigne 6, ciao Dario Lombardo. Che ne pensi delle parole di Steven Zhang? John Paul De Vera. Zhang ha fatto capire praticamente che nell'Inter deve venire gente che suda la maglia, per carità, tutto giusto, assolutamente, è quello che dico io da anni, è quello che dico da anni, che l'Inter, assolutamente, il problema dell'Inter è che non ha gente attaccata alla maglia, gente che si comporta da professionista 24 ore su 24, ha detto cose giuste, però voglio anche, cioè questo non deve alludere al fatto che, quindi non aspettatevi grandi nomi, se si possono grandi nomi, meglio, perché comunque questa squadra qua la ribalti con grandi nomi. Ciao il cazzaro dei videogiochi, ciao Jason Bourne, ciao caro. Ciao Luigi, ti piace Vecino? Sì, Vecino mi piace perché ha qualità, ragazzi. A me i giocatori di qualità piacciono tutti. Vecino ha qualità, magari non eccelsa, non da top player, ma ragazzi, è un giocatore che sa trattare la palla. È un giocatore che a centrocampo sa fare un po' di tutto, sa recuperare palloni, li sa smistare. Quindi per me
Buonissima roba Vesino, ragazzi. Ovviamente non basta, eh? Non basta, ragazzi. Ciao Luigi, tutto bene? Ciao omonimo. Secondo te riusciremo davvero a prendere un big, eccetera, che Candreva? Io ho sentito, ragazzi, che davvero il Chelsea è interessato a Candreva, però l'Inter sembra che spara 30 milioni. Io non so come si fanno a sparare 30 milioni per Candreva, onestamente. Ha 31 anni. È, diciamo, un giocatore in declino. Io lo venderei anche per molto meno, onestamente, eh? Secondo te litigheranno Jovetic e Icardi per il posto? No. Oltre che comunque secondo me Jovetic non rimarrà all'Inter, però io credo che Icardi un antagonista debba averlo per mettergli un po' di pressione addosso, quella pressione positiva che ti fa bene. Chi prendiamo al posto di Murillo? Circa voci su Diop, Acerbi e Christensen, Sergio Fox. Io preferisco Diop. Mi piace molto fisicamente, lo vedo bello prestante, grosso fisicamente, un po' sgraziato con i piedi, però davvero dal punto di vista fisico mi piace tanto. Cosa ne pensi di Digne? Digne è un bel terzino, Kind, però ormai l'Inter a sinistra ha preso Dalbert praticamente. Sempre qui a seguirti, grandissimo Luigi. Ti ringrazio Luigi. Vesino e Borca si conoscono, questo è importante. Ecco, dal punto di vista del possesso palla, ragazzi, Vesino e Borca Valero saranno tantissima roba, eh? Tanta, tanta roba. Scambieresti Candreva per William, ma tutta la vita, Max 21, tutta la vita, tutta la vita. Draxler del Paris Saint-Germain è scarso, Antoniotti, assolutamente no. Essendo in esubero, l'Inter non potrebbe prenderlo. Magari Antoniotti, sarebbe tantissima roba, Draxler. Fortissimo, fortissimo. Ciao Luigi, ciao caro Andrea Venturi. Spalletti ha parlato di 18 giocatori in rosa più i portieri. Non ti pare che siamo un po' in ritardo? In ritardo siamo sicuramente. Io sui 18 giocatori sono d'accordo perché comunque abbiamo solo il campionato, quindi la rosa può essere anche stretta. Però onestamente siamo in ritardo, è vero. Ancora oggi mandiamo via Biabiani e io faccio davvero ringrazio il Padre Eterno per aver mandato via Biabiani. Già col prestito oneroso facciamo una plusvalenza, ragazzi. E in più col diritto di riscatto che diventerà obbligo non appena non appena lo Sparta Praga arriverà tra le prime due in classifica, diventerà obbligo, quindi ci daranno anche 4 milioni, quindi tanta roba. Antonio Rubinetti, ciao Antonio, preferisci Mané o Di Maria? Beh, magari si potessero prendere tutte e due. Dipendesse da me, io c'ho il debole per Di Maria perché lo vedo un po' più fantasista, però all'Inter servono i gol, ragazzi, anche. E Mané è uno che fa tanti gol. Chic, ragazzi, si andrà per le lunghe per Chic, si andrà per le lunghe perché l'Inter farà altre visite mediche adesso ad agosto, verso metà mese, e quindi vedremo un po' come si evolverà la situazione Chic, ragazzi, però ci vorrà un po' di tempo ancora. Mahrez va alla Roma, a quanto pare sì, forza Sparta Praga, infatti Max 21, speriamo arrivano tra le prime due, guarda. Ma se arrivasse Mané andrebbe a sostituire Candreva o Perisic, ecco un interista qualunque. Mané può giocare sia a destra che a sinistra, è diciamo un giocatore esterno che comunque ragiona da punta. Nel Liverpool l'ho visto tante volte a destra, ma altrettante a sinistra. Quindi, ragazzi, onestamente, non lo so, non lo so che idee hanno. Io mi auguro di una cosa, però, ragazzi, che mi va bene pure vendere Perisic a patto se rafforzi la squadra, perché comunque se vendi Perisic e prendi solo Di Maria, ad esempio, e lasci Candreva titolare. Non cambia niente, perché se c'è un problema tra i due, tra Perisic e Di Maria, il problema è tra Perisic e Candreva, il problema è Candreva, non è Perisic. Quindi, quantomeno vuoi vendere Perisic, mi va bene pure, però devi prendere ad esempio Keita e Di Maria, allora fai un passo avanti, ragazzi. Ciao Big Manu 27, Fonte Gazzetta, Inter tutto su Mané, il giocatore dice sì, domani incontro tra Sabatina dirigenza del Liverpool. Speriamo Riccardo De Masi, adesso anche io mi metto qui a verificare qualche notizia, ragazzi, eh. Ibra era chiamato Mister Scudetto, se va al Milan è pericoloso. Beh, SB883, io Ibra ad esempio lo prenderei sempre, tutta la vita, anche a 40 anni zoppo, perché in Serie A farà sempre la differenza. Venderei Perisic e Candreva e comprerei Keita e Di Maria. Esatto, Giuseppe Idotta. Anch'io la penso così. Allora, se tu vendi Perisic per prendere Di Maria e Keita e panchinare o comunque mandare via Candreva, tanta roba, fai un passo avanti. È quello che dovresti fare, assolutamente. Ciao Luigi, alla fine tante volte sui Vidal vi siete presi Vesino, ex... non ti sembra che l'Inter sta puntando giocatori di seconda fascia, cioè mediocri? Sì, ragazzi, ovviamente Vecino non è Vidal assolutamente, però è un giocatore che a me piace. L'Inter ha bisogno comunque di giocatori che
ti fanno svoltare e mi auguro possano ancora arrivare ragazzi nel nostro calciomercato, perché ad oggi secondo me cambia poco, onestamente. Al netto che Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro, ma ne è impossibile a meno di 50 milioni, sì. Che ne pensi di João Mario per Orie più 30 milioni a nostro favore? Beh, João Mario io non lo venderei, ragazzi, collegandomi anche a Gabri. Però, onestamente, comunque un'offerta interessante, È un'offerta interessante. Io dal Paris Saint-Germain prenderei Orie e Di Maria. Se mi danno Orie e Di Maria, gli do anche João Mario, onestamente. Che fonte usi per notizie di calciomercato? Beh, Luigi Lorenzato, secondo me quelli più affidabili restano quelli di Sky, comunque. Keita non è convinto dell'Inter, a noi serve gente motivata. Ecco, se davvero è così, Max 21 glielo lascio là. Ciao Luigi, cosa pensi delle dichiarazioni di Icardi, cioè che ha dato la colpa ai suoi compagni per la stagione disastrosa, Federico Baldini, che la colpa è di tutti, lui compreso, anzi, lui è il capitano, quindi dovrebbe avere ancora più responsabilità. Purtroppo Icardi fa un po' così ogni tanto, il paraculo con gli allenatori, ma anche lui è responsabile. Lui, i casini pure lui li ha fatti in campo, ha mandato a fanculo Candreva quando sbagliava i cross, insomma, non è che lui è uno stinco di santo. Ultima notizia su Dolberg, qual è Drughi? Vesino è un giocatore da 7 in pagella ogni domenica e continua, e da noi serve quello. Esatto, Andrea Venturi, non è un grandissimo nome che ti fa sognare, però è un bel giocatore Vesino, a me piace perché ragazzi sa trattare la palla, qualità, fa i passaggi giusti, sa fare un po' di tutto, recupera palloni e sa dettare i tempi a centrocampo. A me piace tanto un giocatore così, onestamente. L'Inter del triplete, vi ricordo che non prese tutti i top player, anzi andò a sostituire Ibra con Milito, che ai tempi non era un top rispetto a Ibra. Beh, sì, Riccardo De Masi, però c'è da dire che quell'Inter là aveva una base di grandissimi giocatori e di campioni anche. L'Inter di adesso, diciamo, necessita ancora di formarsi come base. Ciao Luigi, io comprerei Martial, quinta classico, e non solo tu, guarda. Martial è un gran bel giocatore, è un tipo d'esterno che all'Inter servirebbe, ragazzi, servono gli esterni che fanno gol. Io a me per questo non piace Candreva, ragazzi, perché lui prende palla, va sul fondo e cross, è un esterno vecchio stile e non è un'ala offensiva. All'Inter servono esterni, anche Mané è uno di questi, esterni che ragionano da attaccanti come facevano Eto'o e Pandev una volta. Devono far giocare Gabigol, io gli darei più spazio. Giuseppe Idotta, a maggior ragione se deve giocare Candreva. Quante possibilità ci sono che Perisic rinnova? Beh, Charles, più passa il tempo e più è una possibilità concreta. Ciao Danzette, caro. Terzino destro serve? Beh, serve terzino destro. Serve terzino destro, sinistro, trequartista, esterni. Manca ancora un po'. Perché la Roma è così sottovalutata? Beh, la Roma ha perso tanto, Matteo, per questo. Ha perso l'allenatore, che per me è un grande allenatore, lo dicevo già prima, non perché è venuto all'Inter. Ha perso Salah, Rudiger, però insomma, se prendi Mahrez e hai preso anche Kolarov, insomma, i colpi li sta facendo anche la Roma, Ma ne è simile a Salah, è vero Gasvino, sono d'accordo. Chi va a sostituire Murillo? Io, ragazzi, ho alcune mie fonti mi dicono, dalla Francia, che l'Inter potrebbe prendere Diop al posto di Murillo o Kimpembe, uno di questi due, comunque un profilo giovane. Vedremo, ragazzi, onestamente, Valietti è una grande promessa, molto forte a parer mio, sì, soprattutto a maggior ragione se si deve vedere davanti gente come Nagatomo, che finalmente adesso verrà panchinato, ragazzi, perché arriverà Dalbert. Vedremo quando, vedremo quando, perché ovviamente diciamo ogni giorno arriva Dalbert e non arriva mai. Ciao Matteo, non sottovalutate la Roma che è messa meglio dell'Inter ad oggi? Sì, Mattia Cavenati, lo riconosco da interista. Di Maria il passaporto italiano non conterebbe come extracomunitario, è vero Big Manu 27? Di Maria è comunitario, l'ho saputo anch'io pochi giorni fa. João Cancelo per Murillo sarebbe tanta roba, Fabio Mosca, però dubito che il Valencia sia così pollo, onestamente. I terzini titolari potrebbero essere Valietti e Dalbert. Beh, titolare Valietti, Gabri, non lo rischierei, onestamente. Lo farei fare un anno in prestito da protagonista e vedremo come cresce. Per Gagliardini abbiamo speso 30 milioni e lo mettiamo in panchina per far giocare titolari Borca, Valero e Vesino. Secondo me Salvatore Picerno potrebbe essere così, però diciamo che comunque la sana rivalità, ragazzi, nel calcio fa bene.
Va bene, ragazzi. Quindi il fatto che Gagliardini si veda anche passare davanti un vecino non è necessariamente una cosa negativa, magari è uno stimolo in più per lui, ragazzi. Potresti fare un riassunto per chi è entrato da poco? Alessandro Semeraro ha detto praticamente che l'Inter ha preso praticamente Vecino perché ha fatto le visite mediche oggi. È un ottimo giocatore per quanto mi riguarda. Non è un top player, per carità, però un profilo di qualità e quantità. A centrocampo, ragazzi, ci farà davvero tanto comodo, secondo me, Vecino. E l'altra notizia del giorno, ragazzi, una notizia stupenda, è che Biabiani è andato allo Sparta Praga in prestito oneroso con un diritto di riscatto che diventerà obbligo se lo Sparta arriverà tra le prime due. Quindi da oggi in poi, ragazzi, siamo tutti tifosi dello Sparta, praticamente. Mi preoccupa la fascia destra con D'Ambrosio e Candreva, Abdufalle. È verissimo, infatti questo è il nostro punto debole, lo sviluppo sulla fascia destra. Abbiamo due giocatori tecnicamente molto limitati, ragazzi. Prendere magari un Aurier, un Di Maria, clamorosamente sarebbe un miglioramento pazzesco. Quanto è fattibile Mané? Secondo me ad oggi non è tanto fattibile perché il Liverpool comunque ha dimostrato di essere bottega cara, ha rispedito al mittente 100 milioni per il Barça, del Barça per Coutinho, quindi però secondo me, ragazzi, comunque Mané potrebbe essere chiuso da Salah, quindi l'Inter ci deve provare, ovviamente devi mettere tanti soldi sul tavolo, se no non non lo prendi. Ho letto di una possibile offerta nelle prossime ore per Ciccio Brienza. Secondo te è vero, Luigi? No, io ho sentito di Bonazzoli, di Michele, questi qua in orbita Inter, SI. Per te il Valencia compra con Dogbia, tu le venderesti? Beh, se arriva un'offerta giusta lo venderei, perché con Dogbia, ragazzi, ha dimostrato anche col Chelsea, secondo me, dal punto di vista tecnico, di avere dei limiti. Poi, per carità, fisicamente è forte, tutto quello che volete, però io lo potrei rimpiazzare tranquillamente con Dogbia, ragazzi. Ma siamo destinati a fare un altro anno con D'Ambrosio titolare? Mi auguro tanto di no, Samuele Nerazzurro, assolutamente no. Ranocchia forse al Genoa, speriamo. Coutinho un grandissimo rimpianto, tanto, tanto, un grande rimpianto, ragazzi. Se prende Aurier l'Inter si rafforza, beh, tantissimo Big Man, è un gran bel terzino, fa sia la fase difensiva, offensiva, tanto. La butto anch'io lì, ti ricordi Nainggolan del Cagliari, trequartista? Nah, ecco, Vecino, una bella botta anche lui. Ha una bella, non mi sorprenderebbe se Spalletti, beh, sarebbe un esperimento, diciamo, Lucrecius, però ad oggi secondo me parte mediano davanti alla difesa, poi se Spalletti si inventa qualcosa, ragazzi, tanto meglio, eh. A patto che sia funzionale per la squadra. Cosa ne pensi di Cancelo, Antonio Interista? Tanta roba, magari l'Inter davvero possa prenderlo, magari perché sarebbe un grandissimo terzino, 10 milioni di volte più forte dei nostri terzini, ragazzi. Ciao caro Manu Vita, ciao. È ufficiale Biabiani, ragazzi, l'hanno fatto già vedere a Praga a fare le visite mediche con lo Sparta Praga, l'Inter ha l'accordo con lo Sparta, quindi è fatta praticamente. Aurier dallo United, è vero Alessio Palumbo, ho sentito anch'io che comunque Aurier è più vicino al Manchester United, vediamo un po'. Luigi, se conosci D'Albert lo consigli in chiave fantacalcio? Sì, Dan 7 perché spinge tanto e quindi in chiave offensiva è uno che ha un impatto comunque notevole, metterà anche assist, quindi sì. Ma Caramano non ho capito quale ruolo ha, è un esterno Andrea, beh, è un esterno che ragiona anche lui da punta. Anche Kovacic è un nostro rimpianto. Hai visto il gol contro il Barça? L'ho visto Gingio Pillo. Dal punto di vista tecnico, Kovacic era tanta roba, secondo me. All'Inter, Luigi Pasquale Greco. Ad oggi non ancora, perché non c'è ancora una trattativa. Io mi auguro che l'Inter si fiondi su Di Maria, veramente, ragazzi. Perché io ripeto, passare da Candreva a Di Maria sarebbe un salto di qualità gigantesco. E sono queste le cose che ti fanno veramente svoltare, ragazzi. Oltre ad Albert, l'Inter su quali terzini è Manuel Gigante? Beh, si è parlato appunto di Aurier a destra, anche di Darmian tempo fa, però diciamo quello più vicino è D'Albert. Altri terzini non si stanno dicendo, ragazzi. Candreva Chelsea, speriamo, Fabio Mosca. Se Icardi si infortuna, chi vorresti? Ragazzi, ho sentito anche di Diego Costa, prenderei anche lui, Diego Costa. Per me è anche meglio di Icardi, Diego Costa. Luigi è iniziato Vecino la seconda parte delle visite. Sì, Biagio 21. Abbiamo tenuto al suo posto Epic Bronzo. Mamma mia, che cazzata, guarda.
che ne pensi di Jovetic, Luchino? Jovetic dal punto di vista tecnico è un giocatore che non si può discutere, perché è un giocatore che tratta la palla in quel modo, per me è un giocatore comunque forte tecnicamente. Però più che altro, ragazzi, il giocatore, diciamo, ha tante componenti, non solo l'aspetto tecnico, e lui dal punto di vista della continuità, la professionalità, diciamo, ha lasciato sempre un po' a desiderare. Per questo, secondo me, comunque andrà via dall'Inter. Perisic quindi rimane, ragazzi, più passa il tempo, più Perisic ovviamente resta all'Inter. Luigi, l'Inter sarebbe da scudetto con Dalbert, Torier e Di Maria. Beh, scudetto è troppo, Andrea Galloppo, però sarebbe tanta roba, sicuramente. Brozovic, secondo andrà oppure rimarrà con noi. Luca, secondo me se arriva l'offerta, Brozovic lo mandano via, assolutamente. Jovetic, vice Icardi è il top. Gasvini, il fatto che Jovetic non vuole fare panchina l'ha fatto capire anche Spalletti. Spalletti ha detto: se lui vuole restare qua, che è disposto anche ad accettare panchina, io Jovetic me lo tengo, giustamente. Breaking news, ciao, ciao a te, Simone. Keita preferisce la Juventus. Purtroppo, Babadiò potrebbe essere così. Potrebbe essere così. Ciao, cuore nerazzurro, ciao. Godi per la cessione di Biabiani, ah, come un porco, ragazzi, mamma mia. Mi auguro che sia il primo di una lunghissima serie. Non ci dobbiamo fermare a Biabiani, via. Meglio Keita o Marziale, dove caschi caschi, Ledio, caschi bene. Uno dei due a me va benissimo chiunque. Ansaldi a destra no, Tommaso Bellanti è uno che comunque deve rientrare sul mancino, quindi non ce lo vedo a destra, onestamente. Il miglior acquisto è Spalletti, sono d'accordo con te, Castrese Musella. L'ho detto anche nei miei video, ragazzi, il miglior acquisto dell'Inter ad oggi è Spalletti. Lui è il miglior acquisto dell'Inter, ha ribaltato la squadra, ragazzi. Adesso finalmente giochiamo a calcio, facciamo un calcio piacevole, giocatori tecnici finalmente nella squadra, giochiamo con Borca Valero regista, prima si giocava con la mediana, Medel e Kondogbia. È cambiata l'Inter, ragazzi, e questa è tanta roba. E anche Borca Valero è un grandissimo acquisto. Luigi, ma Miranda non è meglio a destra, intendi centrodestra tra i difensori? Sì, forse nello sviluppo della manovra è meglio centrodestra. Ciao Lorenzo Fanale, ma Cacatomo è Speed 23, speriamo che Cacatomo se ne vada pure lui. Vice Cardi non è Colidio, è ancora giovane Fabio Mosca, secondo me inizierà dalla primavera più che altro. Ciao Luigi, ciao Dani72, possibile che non avendo trovato il famoso centrocampista offensivo alla Vidal, Nainggolan, Spalletti si trovi costretto a rimediare col 4-3-3? È una possibilità che anch'io ho considerato, Dani72. Secondo me sì, potrebbe anche essere che l'Inter passa a 3 in mezzo al campo o si reinventa un trequartista, magari Vecino stesso. Io non lo vedo ancora trequartista Vecino, o ci prova tanto su João Mario. Vediamo, ragazzi. Diop che caratteristiche ha? È un giocatore molto forte fisicamente, ragazzi. Nonostante è giovane, è bello possente fisicamente, nonostante che così grosso, comunque corre tanto. Con i piedi è un po' sgraziato, non è tanto bello da vedere, è un po' simile a Rudiger. E Pinamonti vice Icardi. Ecco, anche a inizio anno si diceva questo, ragazzi. Pinamonti vice Icardi, vediamo. Che ne pensi delle parole di Zhang Junior, Max 21? L'ho detto, ragazzi, ho detto che sono parole giustissime. La prima cosa è l'attaccamento alla maglia. Se non hai quello, ragazzi, non puoi raggiungere nessun obiettivo. Il fatto che l'Inter abbia inquadrato il nostro limite più grande, ossia quello dell'attaccamento alla maglia, è tanta roba. Però questo non deve essere un alibi poi a non prendere giocatori forti. Ciao Carmelo Masella. Un minuto di silenzio per Biabi, esatto. Con Murillo a Valencia, su quale centrale punteresti? Farei live anche dopo le partite di campionato? Certo, Fair Break. Farò video e poi il giorno dopo farò live tipo, non so se ricordate, Controcampo di una volta, così commentiamo tutti insieme. No, Valietti titolare, ragazzi, non lo vedo ancora. Schick, quindi, Manuel Gigante si aspetterà agosto. Per Schick siamo entrati in agosto, ma doveva far aspettare 30 giorni da fine luglio, quindi si aspetteranno un'altra quindicina di giorni, deve fare altre visite mediche. Chic, ragazzi. E visto che Keita lo sta cercando anche il Napoli, ho sentito, ragazzi, questa notizia su Keita. Vediamo un po' dove va. Io mi auguro all'Inter, però qua più passa il tempo, ovviamente più si inseriscono squadre. Se vuoi prendere un giocatore, vai là con i soldi o lo porti a casa, se no ovviamente si inseriscono. Sparta Praga vinci per noi, sarà la mia seconda squadra lo Sparta Praga. Secondo te Spalletti in conferenza stampa dirà:
che in fatto di acquisti non è stato accontentato, come ha detto inizio estate. Secondo me Spalletti è uno che, diciamo, ti parla schietto, quindi se non lo accontentano, sì, è uno che me lo vedo che sa dire questo. Come ti vedi Miranda capitano, Luchino? Lo vedo molto bene, meglio Miranda capitano che Icardi, secondo me. Miranda è un profilo più consono a fare il capitano di Icardi. Ciao Ciucco, ciao. Io non avrei venduto Banega, ragazzi, ormai Banega è andato da tempo. Io giocatori tecnici, anch'io, ragazzi, prima di cederli via, aspetterei, diciamo, valuterei bene prima di cederli. Terzini, perché l'Inter ha terzini? Infatti, mamma mia, non ne ha. Non, facciamo cagare, ragazzi, terzini. Facciamo cagare. Spalletti c'ha le palle, certo, Manuel Gigante, c'ha due attributi grossi quanto una casa. Prenderesti Mertens al Fantacalcio? Beh, certo, Charles, soprattutto per l'anno che ha fatto. Tanta roba. Stasera guarderei Napoli Atletico. Se riesco a darci un'occhiata, sì, perché a me piace comunque vedere tutto. Vecino Borcaiolo li ha voluti Spalletti. Esatto, questo mi rende molto soddisfatto perché vuol dire che comunque il mister è stato accontentato almeno in queste richieste. Adesso speriamo anche nei profili offensivi, ragazzi, perché l'Inter deve fare un passo avanti nei giocatori offensivi, secondo me. La squadra sarà completa entro il 19 agosto. Speriamo. Ciao Inter, la Milano che non retrocede. Che bel nome, guarda, bellissimo. Ciao Trenzesbury, caro. Per me il dirimpettaio della follia. Spalletti metterà Vecino a fare il Vidal. Ecco, ragazzi, questa è una sensazione che avete tutti voi, che Spalletti potrebbe provare Vecino trequartista. Secondo me no, però, insomma, se avete avuto tutti questa intuizione, magari avete ragione. Ciao caro Mario Francese, figurati, io qua sono ragazzi, non scappo. Danilo che vada via, può sembrare tutto un concorrente di uomini e donne, un attore, ma un calciatore professionista mai. Gincio Pillo, io su D'Ambrosio mi fa piacere che per carità è un ragazzo pure che si sbatte. Intanto ti ringrazio Gianmarco Ciaccia, grazie, grazie mille. Però ragazzi, nell'Inter ci vogliono anche i valori tecnici. Per carità, D'Ambrosio a me fa piacere che si impegna, sbatte, suda la maglia, però ha due piedi come due ferri da stiro, ragazzi. João Mario, ragazzi, vediamo João Mario, Lorenzo Blasi, come lo rivaluterà Spalletti. Gagliardini perderà il posto. Caro cugino, un saluto a te. Ad oggi, secondo me, sì. Caro Vincenzo, sì, secondo me potrebbe rischiare di perderlo con Vecino, Borcavalero, insomma, rischia di perderlo. Quando arriverà un top player, Clau Frank, speriamo. Noi qua siamo in attesa da mesi, speriamo, speriamo. Intanto siamo arrivati ad agosto, speriamo bene, ragazzi. Quale sarebbe la formazione, considerando i giocatori attualmente presenti all'Inter, che schieresti come Inter titolare? Gabri, purtroppo non mi voglio ancora pronunciare perché come titolare ad oggi abbiamo ancora Candreva, giocatori del genere, io non li voglio vedere titolari nell'Inter, assolutamente. Ad oggi purtroppo quella la solita Inter, ragazzi. Siamo ancora quelli, però con Vecino e Borcavalero in mediana, Skriniar in difesa, insomma, c'è ancora da fare, ragazzi. I colpi secondo me appetibili prossimamente Di Maria, Orie, un centrale come Diop, Inigo Martinez, magari Firebreak. Io magari succedesse questo che stai dicendo tu, magari veramente. Ciao, mi sono perso gran parte della live. Cosa ne pensi di Vecino? Io credo che non è male. La penso uguale a te, Inter, la Milano che non retrocede. È un profilo comunque di qualità. Sa dare del tuo al pallone, tratta bene il pallone, non va mai in confusione, ragazzi, con la palla tra i piedi e recupera anche un sacco di palloni. Quindi a me Vecino piace tantissimo, onestamente. Non è un top player, c'è bisogno anche di altro. Però, ragazzi, insomma, a me Vecino piace, ragazzi, onestamente. Ha qualità, quello è l'importante. Come prima cosa, l'Inter deve cercare la qualità nel calcio. Manè lo consideri un top player? Beh, sì, playing for you, sì. Perché è davvero forte Manè, atleticamente. Qui un esterno così voglio, ragazzi, nell'Inter, uno imprevedibile. La palla passa tra i piedi di Candreva, diventiamo prevedibili. Se invece hai un Manè che ti parte in velocità, che attacca gli spazi, 1-2, tira in porta, insomma, giocatori del genere servono, ragazzi. Commenti su Neymar al Paris Saint-Germain per 220 milioni. Ragazzi, ho già fatto un video ieri su Neymar, veramente. Dal punto di vista calcistico mi delude tantissimo, perché Neymar io non lo vedevo mai lontano dal Barça, onestamente. Però
Nel calcio comandano i soldi, è una vergogna con che tutti questi soldi totalmente si andranno a spendere più di 500 milioni per un giocatore, ragazzi. Cioè, a tutto c'è un limite. Io so che il calcio è un mondo a parte, ragazzi, però a tutto c'è un limite, onestamente. Quindi opteresti per un Mané alla Salah? Sì, Fairbreak tutta la vita. Chi ti piace di più, Skriniar o Ansaldi? Skriniar tutta la vita. Icardi o Belotti? Chi mi consiglieresti per il Fanta? Beh, Icardi numericamente è uno che segna più di Belotti, quindi al Fantacalcio ti consiglio più Icardi. A me piace più Belotti, però onestamente. Luigi, un centrocampo a tre con Mané e Perisic dietro Icardi, Christian Chiesa sarebbe tanta roba lo stesso, eh? Sarebbe tanta roba, assolutamente. Magari, magari. Se mi prendi Mané, mi confermi Perisic, l'Inter diventa una grande squadra in attacco, grandissima squadra. Markovic ti piace? Non più Fabio Mosca. Prima era molto forte Markovic, però adesso onestamente non mi piace più. Si è perso, è andato in Turchia a giocare, ragazzi, ha avuto problemi fisici pure, insomma, non mi piace. Cancelo può entrare nella trattativa con Murillo, con Dogbia? Magari Gabriel Ramirez, è quello che mi auguro perché Cancelo è tantissima roba, è un gran bel terzino, ragazzi. Non sarebbe meglio prendere Sané del City piuttosto che Mané? Ma Sané e Charles non te lo danno, anche perché per Sané il City ha speso 70 milioni di euro l'anno scorso, quindi non te lo dà, onestamente. Il Milan lavora di nascosto per Cristiano Ronaldo oppure i media rompono le scale? Ma onestamente SB non ci credo, dai. A tutto c'è un limite, onestamente. Mo se prendono pure Cristiano Ronaldo è finito il mondo, dai. Con tutto il rispetto, non ci credo però. Ciao Luigi, ciao Tiziano Ferraro. Cancelo, l'ho detto ragazzi, tanta roba. Ma non è che con la cessione di Murillo resta Ranocchia? No, Fairbreak, assolutamente no. Ranocchia purtroppo non te lo vogliono, ragazzi. Semplicemente per questo non va via. Però se avete visto Chelsea-Inter, Ranocchia, Spalletti l'ha fatto entrare proprio l'ultimo minuto di gioco, proprio perché non si fida e dovevamo difendere il vantaggio. Quindi questo fa capire tutto, ragazzi, che non potrà mai essere un nostro giocatore considerato. Io fino al 31 agosto non mi lamento, beh, Big Manu, quello sì. Anche perché comunque se ti lamenti dopo, poi non si può fare più niente dopo il 31 agosto, eh. Però diamo tempo, sì, ok, sicuramente diamo tempo, eh. Dici secondo te chi arriverà nei primi 5 posti l'anno prossimo in campionato? Beh, ad oggi Juve, Napoli, Roma, Milan e Inter si giocano gli altri 3 posti, secondo me, ragazzi. Onestamente, ad oggi, ad oggi. Ranocchia non vuole andare via, non gli dà più nessuno lo stipendio che prende qua. Esatto. Ragazzi, adesso vi chiedo un piccolo sondaggio live, visto che comunque abbiamo parlato anche di Vesino. Mi rispondete solo se a voi piace Vesino, sì o no, nei commenti nella chat qui a destra. Così vediamo anche un po' che cosa ne pensate voi, ragazzi. Ranocchia non era andato al VBA. Simone, io l'avevo detto che prima di parlare di Ranocchia che andava via, c'era bisogno di conferme, ragazzi. Purtroppo di Sport Mediaset, questi giocatori qua, io non mi fido, onestamente. Sì, no, sì, no. Vabbè, no, sei sempre tu fra 97. Wisknef, ciao. Vince il sì, ragazzi. Stravince il sì, quindi. Io sono d'accordo con voi, ragazzi. Per me Vesino è un ottimo giocatore. Non è un top player, però giocatore funzionale, profilo che ha qualità, sa trattare la palla, quindi mi va benissimo Vesino. Sì, sa trattare la palla, esatto, Big Manu 27. Esatto, Fairbreak. Se l'ha voluto Spalletti, io mi fido, ragazzi. Questo assolutamente. Il mister ha voluto Borcavallero, lui ha un debole per Borcavallero e capisco onestamente perché lui abbia questo debole per Borcavallero, perché mi ha sorpreso tantissimo Borcavallero dal punto di vista fisico proprio, ragazzi, l'ho visto recuperare tanti palloni, correre. Io mi auguro davvero che Borca tenga un livello fisico accettabile perché io lo voglio vedere titolare sempre Borcavallero perché è fondamentale per la nostra Inter. Vesino sarà un profilo altrettanto importante, secondo me. Ciao Bobon, ciao. Vesino 6 punti in più assicurati, segnava solo a noi. È vero, Max 21, guarda. L'Uruguay si muove grazie a Vesino, parole dell'allenatore. Vero, Manuel Gigante, perché anche loro hanno un centrocampo, l'Uruguay è veramente tecnicamente scandaloso. Vesino è il profilo di qualità del centrocampo dell'Uruguay. Joao Mario, secondo me Joao Mario la 10, insomma,
Non è proprio un 10, Joao Mario. Mi auguro che comunque allo stesso modo arrivi un 10 dal mercato, ragazzi. Speriamo. Borca, nonostante l'età, corre molto più di lui di alcuni. Verissimo, Gabri. La cosa è l'aspetto che mi ha sorpreso di più di Borca Valero. Quello mi piace tantissimo, veramente. Secondo te chi sarà il grande attaccante del Milan? Mario Francese, si sta parlando di Diego Costa in questi minuti. Io mi auguro di no, perché Diego Costa a me piace tantissimo e sarebbe tanta roba, secondo me, qui in Serie A. Chi sarà il capitano? Beh, tra in Sesbury, il capitano dovrebbe rimanere Icardi. Io la fascia, ragazzi, la darei a Miranda tutta la vita. Miranda per me, capitano, è un ottimo profilo da capitano. Ma dai, il 10 è Joao Mario, Luchino. Infatti, la 10 non glielo avrei mai dato, onestamente. Sì, è un po' una bestemmia, dai. Secondo te la Fiorentina andrà in B? No, ragazzi, la B è troppo, onestamente. Però, ovviamente, se smobilita tutta la squadra, però, ovviamente, comprerà anche qualcuno. Ibrahimovic lo vorresti tutta la vita, Baba Diop, tutta la vita. Keita la 10, e Clou Franc. Keita sarebbe tanta roba, anche se secondo me non da 10, però lo vorrei tutta la vita. Capitano Miranda, esatto, Gabri, la penso come te. Preferisci Banega o Borca Valero? Secondo me sono giocatori simili, tra in Sainsbury, sono profili comunque che hanno qualità, danno il tuo al pallone. A me, ragazzi, onestamente Banega piaceva tantissimo, io fossi stato in Spalletti gli avrei dato una seconda possibilità, però Borca Valero mi piace allo stesso modo tantissimo, è anche più intelligenza di Banega, si sa muovere meglio in campo. Ti fa paura più il Milan e il Napoli? E la Roma la seconda giornata? Beh, il Napoli mi fa più paura perché è una squadra rodata, ragazzi, e gioca benissimo il calcio. La Roma la seconda giornata anche mi fa paura. Paura relativamente, rispetto di tutti, paura per nessuno. Conosci Donato Inglese? Certo che conosco Boban. Sul web ci conosciamo un po' tutti, ragazzi. La 10 potrebbe averla a Borca Valero, ecco, secondo me sarebbe meglio a Borca, anche se non è anche un 10 lui. Miranda è il capitano per antonomasia, è vero, sì, assolutamente. Anche il capitano ieri ha perso un'occasione per tacere Christian Kiepp, è vero, ha detto che l'anno scorso certi atteggiamenti non gli sono piaciuti, ci vuole proprio un gran coraggio, e lui era responsabile, scusa, tu sei il capitano, mi prendi per il culo allora, no? Mi prendi per il culo perché, scusami. C'è il capitano, devi essere responsabile del gruppo. Onestamente, come mai 19 dislike? Mi sembra strano. Max 21, tu devi sapere che c'è gente che rosica tantissimo perché io faccio le live, ma io onestamente me ne sbatti i coglioni. So che saranno presenti anche qua nella mia live, ma onestamente sono persone fallite. Così si definiscono. Loro pensano che mi mettono dislike e non faccio più le live, ma io le faccio ancora di più. Ma onestamente, guarda. Il Napoli è il gioco più bello d'Europa. Beh, gioca tanta roba, ragazzi. Tanta, tanta roba. Il Napoli, assolutamente. D'Italia, sicuramente. Handanovic anche come capitano. Io preferirei Miranda, onestamente. Che ne pensi dello scambio Joao Mario Aurier? Ragazzi, l'ho già detto. Io solo per Aurier, Joao Mario non lo darei via. Però, comunque, diciamo, ragazzi. Se ci danno 30 milioni più Aurier potrebbe anche essere tanta roba, io però preferirei Aurier e Di Maria, allora lo potrei fare. La Roma con Di Francesco è sottovalutata, vero che ha perso giocatori importanti, ma penso comprerà, vero Alessandro Garcia, lo penso anch'io come te. Il Napoli grande squadra, stiamo attenti, sì, l'ho detto anch'io Alessandro Garcia, assolutamente. Perché non fai il calciomercato che farei? Tra in Sainsbury c'è già un video. C'è già un video sul calciomercato che farei. Ovviamente è di un po' di tempo fa, onestamente. Però ormai certi profili sono anche sfumati. Però diciamo che io quel mercato lì avrei fatto. Ti invito a guardarlo se non l'hai visto. Ciao Luigi, finalmente si sta iniziando a fare il mercato sia in entrata ma soprattutto in uscita. Vogliamo minimo un paio di top e via tutti quelli che non fanno parte del progetto. E infatti Nicola Roppoli, è quello che mi auguro, guarda. Mi auguro quello, ragazzi, che il nostro mercato in uscita si stia sbloccando, onestamente, perché abbiamo ancora troppi, troppi bidoni, ragazzi. Quest'anno è del Napoli, vediamo, ragazzi, vediamo.
Biamini lascia libera la maglia numero 11, segnale per Di Maria, Omané e Firebreak. Speriamo, è quello che mi auguro onestamente. Per me se prendi o uno o l'altro, tanta roba, onestamente. Secondo te il secondo posto l'anno scorso se lo meritava più la Roma e il Napoli? Per quello che hanno fatto vedere Daniel Galaxy dal punto di vista proprio estetico del gioco, secondo me più il Napoli. Però ragazzi, la classifica alla fine parla chiaro, eh. Ciao Luigi, Caramo sostituirà Biabi Acesso? Speriamo Simone Schepisi, magari l'idea potrebbe essere proprio questa. Preferirei Mané a Di Maria. Mané è un po' più attaccante, ragazzi, è un po' più attaccante Manuel Gigante, quindi da questo punto di vista sarebbe meglio di Di Maria che è un po' più fantasista, ragazzi. Biabiani non è scarsissimo, beh, scarsissimo no, però è bello scarso, eh. Candreva va, speriamo Vincenzo Morrone, speriamo. Candreva non ha proprio i tempi di giocata, Giovomari invece deve migliorare sulla cattiveria sotto porta. Sono perfettamente d'accordo con te, Andrea Pe. Candreva rallenta il gioco, non si inventa la giocata, non sa saltare l'uomo, eccetera, eccetera. Invece Giovomari è emblematico, un'occasione che c'è stata, ragazzi, in Chelsea-Inter. Solo contro il portiere sul 2-0 gliel'ha sparato in bocca e deve diventare più cattivo da questo punto di vista, ragazzi. Luigi, ho sentito che la Lazio ha accettato l'offerta del Napoli per Keita, ma lui vuole la Juve. Ragazzi, onestamente, non so esattamente com'è la situazione Keita. Ovviamente, più passa il tempo e più si inseriscono squadre. Io mi auguro da interista che venga all'Inter, però, ovviamente, più passa il tempo e più va verso altri lidi. Brozovic via subito, sono d'accordo. Più forte di Candreva e Biabiani. Beh, una bella lotta tra tutte e due. Una bella lotta. All'Inter Di Maria farebbe il trequartista? No, Big Manu. Secondo me l'esterno destro che rientra sul mancino. Trequartista? No, secondo me no. Ma Di Maria dove gioca? A destra? Giocherebbe a destra ai play FIFA, secondo me. Con Borca Valero e Vecina abbiamo già la mediana ben collaudata. Sì, soprattutto dal punto di vista del palleggio, ragazzi. L'Inter sarà tanta roba l'anno prossimo. Ovviamente c'è bisogno anche di tanto altro, onestamente. Onestamente. Biabiani non è scarsissimo, è proprio un bidone. Ecco, esatto. Mané non ha la fantasia di Di Maria. Ti spacca le partite, le difese. Non ti inventa la giocata. Non... Esatto. Diciamo ha caratteristiche più esplosività. Fisiche che corre, si butta negli spazi, quello sì, Firebreak. Ciao Peppe Nerazzurro, ciao caro. Keita al posto di Candreva, possiamo puntare in alto. Beh, se fai già un miglioramento del genere, allora sarebbe tanta roba. Perché non diamo Murillo e 13 milioni per Cancelo? Sarebbe una bella operazione, Vincenzo Morrone, però secondo me l'Inter mira più a far cassa, onestamente. Da One Football Lorient è molto vicino al Manchester. Sì, Tommaso Bellanti, lo abbiamo detto. L'abbiamo detto, parrebbe più vicino allo United. Meglio Gagliardini o Vecino? Secondo me ad oggi Vecino, Alessandro Falco, secondo me. Il Barça dice no a Di Maria. Speriamo, Sergio Fox, così ce lo lascia a noi, onestamente, speriamo. Sì, Manuel Gigante, l'ho già detto su Zhang Junior, che cosa ne penso delle sue parole. Ha detto benissimo che nell'Inter ci vuole senso di appartenenza, è stato il nostro limite più grande, ragazzi, onestamente. Però questo non deve essere un alibi se poi non vuoi comprare anche grandi giocatori. Non deve essere un alibi. Ragazzi, sull'affare Neymar mi sono già espresso onestamente. Io non condivido queste cifre veramente allucinanti, esagerate, non sono assolutamente d'accordo, ragazzi. Dalle parole di Steven Zhang di oggi penso che se parta Perisic comunque non arriva un top player. Ecco Fabrizio, come ho appena detto, non deve essere poi un alibi che se vendi, cioè mi dici queste cose per il senso di appartenenza e quindi mi fai capire, non posso prendere i big perché non hanno senso di appartenenza. No, io voglio l'uno e l'altro se si può, eh. Leggo adesso, Murillo, siamo ai dettagli. Magari, speriamo bene, ragazzi. Adesso controllo anch'io. Di Maria andrebbe all'Arsenal in caso di partenza di Sanchez. Vediamo. Con Dogbia, scarso o sfortunato che sia, farebbe bene a partire. Esatto. Qui ormai ha troppo gli occhi puntati contro. È vero,
Alessandro, sono d'accordo con te. Anch'io ormai ci sono giocatori, ragazzi, che poi cambiano aria e si rivalutano totalmente. Onestamente, per me il suo tempo qua è finito, quindi fossi lui cambierei aria sicuramente. Secondo te l'Inter attualmente ha un top player? Secondo me Trent Sainsbury no. Top player nell'Inter non ci sono, solo Perisic quando è in giornata, quando è concentrato e potrebbe essere un top player, ma secondo me ad oggi non ci sono top player, onestamente. Senso ha vendere Muriel, uno che può fare il terzino destro come riserva di Miranda Skriniar? Ma i play FIFA, se va via Muriel è perché hanno comunque un sostituto. Nicola Roppoli, ciao a te, buon pomeriggio, forza pazza Inter, sempre. Sono in ogni tua live, sei il meglio. Ti ringrazio, Tommaso Bellandi. Secondo te Digne potrà mai vestire la maglia dell'Inter? Bobon, l'ho già detto, terzino sinistro, ormai l'Inter ha deciso di puntare su Dalbert e arriverà lui. Quello, ragazzi. Questo calcio non mi piace più, troppi soldi, 220 milioni Neymar, Donnarumma 6 milioni anno, Belotti, esatto, Lorenzo Fanale, purtroppo è così. Purtroppo è così, il calcio da questo punto di vista anche a me non piace più, onestamente, però si sta andando sempre più verso quella direzione, soldi, soldi, soldi. Eri forte a FIFA, sì, 5-6 anni fa che ci giocavo, Trent Sainsbury, ero molto forte a FIFA, assolutamente. Ciao Luigi, ciao carissimo Chris. Interista criticone Di Maria andrà al Barça, il sito Don Balone, tutto spagnolo, lui vuole Messi, lo vuole Messi, ragazzi, potrebbe essere così, Di Maria al Barça, vedremo onestamente un po' come sarà, ovviamente all'Inter sarà molto difficile. I nostri top player, Riccardi, Perisic, Miranda, soprattutto Spalletti, ecco, Spalletti secondo me sì, Spalletti è il nostro top player, ragazzi, assolutamente. Ciao Cristian, ciao. Juanfran è un po' datato, Tommaso Bellandi. Andrei su un terzino destro un po' più giovane. Ciao caro Morris Nino, tutto ok sempre. Brozovic è un buon giocatore, però quando non è in giornata, quindi praticamente sempre, perché non è mai in giornata, ti fa perdere la partita, esempio Inter-Samp. Big Manu. Praticamente lui è questo il problema. Ha un neurone in testa e non è mai in giornata, praticamente. Mané e Keita sulle fasce, Luigi. Sarebbe tanta roba il maestro della compravendita. Sì. Icardi top player. Simone, infatti, non sono d'accordo pure io. Icardi per me non è un top player ad oggi. Poi se si migliora con Spalletti, allora potrebbe anche diventarlo. A me Mané al posto di quel bidone di Candreva non dispiacerebbe, sono d'accordo, ma assolutamente, non è che non dispiacerebbe, sarebbe tantissima roba in più, Alessandro Falco. Luigi continua, fatti di tutti questi dislike, solo rosiconi, solidarietà da tutti, ma non mi interessa niente, guarda, gente che rosica. Viene qua, mi dà pure la visualizzazione, quindi venite pure, ma chi se ne frega, onestamente. Ti ringrazio, Chris, comunque. Alex Vidal, tanta roba Tommaso Bellandi. Sarebbe un terzino anche lui molto buono. Ce l'abbiamo in porta. Handanovic quando è sul pezzo, deciso, è un top player. Però quando lo è, ragazzi. Orie ti piacerebbe all'Inter, tanto. Pepe Nerazzurro, tantissimo. La mia formazione ideale sarebbe Handanovic, Ansaldi, Skriniar, Miranda, Dalbert, Borca Valero, con Doppia, Perisic, Jovetic, Keita, Icardi. Si può fare anche di più, Claudio, secondo me. Si può fare di più e meglio. Ma è vera la notizia di Mané all'Inter? Speriamo sia vera. Ad oggi non è ancora del tutto confermata. Ciao Pittore, ciao carissimo. Ciao Luigi, ciao Gianni. Hai sentito di Mané? Sì, Matti, l'ho diciamo detto proprio adesso, Speriamo venga confermata come notizia. Ariel, 7 agosto all'appello. Se sarà scagionato va allo United. Ecco, è molto più vicino allo United, come dice Interista Criticone, ragazzi. Brozovic non è mai in posizione ed è un giocatore senza ruolo. Infatti lo hanno provato in ogni ruolo. È per quello Big Man. È un giocatore anarchico mentalmente e tatticamente. Non è un grande giocatore, proprio per quello. Ha le potenzialità, ma non ha mai dato qualcosa che da lui si aspettava, onestamente. Ma ne è un mostro, sì, Pepe Nerazzurro, è fortissimo, onestamente.
Asensio al posto di Brockovic, ma magari Asensio, guarda, dico quel che voglio, è tantissima roba Asensio. Ciao Luigi, non so perché ma sento che ci sarà un colpo ad effetto, me lo auguro, speriamo HI, speriamo. Allora, notizie ragazzi dell'ultima ora su Perisic, United fiducioso, l'affare si definirà quando l'Inter troverà il sostituto, questo è quello, notizie dell'ultima ora, dall'Inghilterra ovviamente. Le notizie dall'Inghilterra, diciamo ragazzi, sono da prendere un po' con le pinze. Brozovic non lo vuole nessuno, questo è il problema, proprio per questo non lo vuole nessuno, proprio per il motivo che ti ho detto, che vi ho detto ragazzi. Luigi, daresti più spazio ad uno come Gabigol? Secondo te merita o no più di Candreva? Merita tantissimo, molto di più di Candreva, ragazzi. Molto di più. Se deve giocare Candreva, fai giocare Gabigol, dai fiducia a Gabigol piuttosto. Perché non ci riprendiamo Sainsbury? A confronto a Ranocchia è un top player, Sainsbury. Ci diano Martial, il sostituto è già fatto. Allora dateci Martial. Ecco, ragazzi, siete tutti d'accordo. Siete tutti d'accordo, ragazzi? Se non sbaglio, dicesti in un video che all'Inter arriveranno giocatori fortissimi. Trent Sainsbury è la sensazione che avevamo un po' tutti a inizio calciomercato. Io ci sto rimanendo malissimo per questo. Purtroppo Trent Sainsbury è così. Suning aveva promesso indirettamente, mai direttamente, aveva fatto capire più che altro che quest'estate nel calciomercato ci si divertiva. Da questo punto di vista è vero, un pochino preso per il culo mi sento, ragazzi, onestamente. Cosa ne pensi di João Mario e Jovetic? Devo rimanere all'Inter? Beh, Vincenzo Pappalardo, dal punto di vista tecnico sono due ottimi giocatori, ottimi giocatori. Se all'occorrenza accettano anche la panchina devono rimanere all'Inter, però il problema è proprio quello. Cosa dici di Neymar per 220 milioni al Paris Saint-Germain? Il fair play? Morris Nino, ho fatto un video ieri, è una schifezza da questo punto di vista. Il fair play finanziario rompe le palle solo all'Inter, guarda. Poi gli altri fanno ste schifezze simili. Vabbè. Kimpembe o Issa Diop? Tra i due se posso scegliere Kimpembe, ragazzi. Anche Issa Diop però mi piace, Pronostico Napoli-Atletico, pareggio, Daniel Galaxy. Oriel United, Darmian all'Inter e tutti contenti. Ecco, sarebbe Max 21 un'ottima cosa. Luigi, secondo te chi è il giocatore più forte di ogni big? Dell'Inter l'ho detto, ad oggi se è concentrato sul pezzo, Perisic, secondo me. Napoli, Mertens lo ha dimostrato, Milan, Bonucci, penso, il nuovo arrivato, e la Juve, penso, Higuaín, uno tra Higuaín e Dybala. A scuola è bravo ma non si applica, esatto Big Manu, esatto. Felipe Melo, il Palmeiras lo ha cacciato e lo prenderei per fare il dirigente all'Inter, uno così cazzuto spacca i culi nello spogliato, per fare legna sarebbe molto utile, per dare mazzate, assolutamente hai ragione. Darmian ai livelli di De Sciglio, un pelino sopra secondo me. Ciao Pittore Vip, ciao carissimo. Fabregas all'Inter sarebbe un buon colpo, beh sarebbe un ottimo colpo, però ragazzi non è il profilo che serve all'Inter secondo me, serve un po' più di qualità onestamente, quello è quello che penso ragazzi. Grande Luigi, un saluto dalla Germania da Giulio, forza Inter. Un saluto a te Giulio, un saluto a tutta la Germania. Ancora due giocatori buoni servono, buoni come minimo Giulio, come minimo. Che ne pensi di André Silva? André Silva comunque un ottimo giocatore, ragazzi. Voglio vedere qua in Italia che sa fare, perché i giocatori che vengono dal campionato portoghese qui in Italia non è facile. João Mario, classe 93 se non sbaglio. Per me che se ne dica, non ci sono tanti giovani forti come lui in quel ruolo. È vero Alessandro Garcia, però secondo me uno dei limiti di João Mario è che non sa fare bene il trequartista, non ha ancora quella cattiveria agonistica, non sa ancora inserirsi bene in zona gol, però con Spalletti può crescere. Io lo vedo più da mezzala, da centrocampo a tre. De Vrij, onestamente Antonino non ho sentito niente su De Vrij. Ti piace Rashford? Tanto Rabiot, Tommaso, ormai l'Inter non va più su centrocampisti del genere, perché Rabiot ormai ragazzi è un mediano, l'Inter in mediani adesso è completissima.
Jovetic lo terresti? Sì, se accetta la panchina anche sì, però Spalletti ha fatto capire che lui è uno che se non gioca fa un po' i capricci. Secondo te Di Maria arriverà, Gianmarco? Molto difficile, però io ci spero. A quanto pare è più vicino al Barça, onestamente. Se Joao Mario impara a fare gol è devastante. Esatto. Quello è la pecca di Joao Mario, ragazzi. Fare il gol, entrare in cattivo, deciso, inserirsi. Quello, ragazzi, voglio da Joao Mario. Cioè, non conoscevo Mané, veramente forte. Nunzio Luigi Dell'Accio, sì, è fortissimo, è 10 milioni di volte più forte di Candreva, guarda. Maresa alla Roma, per noi sarebbe stato perfetto. Sì, Max 21, l'ho sempre detto, guarda, sempre, sempre detto. Sono fiducioso nella società, secondo me stanno aspettando che i tempi siano maturi. Speriamo, Vincenzo Morrone, ti voglio dare ragione, speriamo bene. Chi è meno peggio, Candreva o Giaccherini? È una bella lotta, Gabriel Galaxy, mamma mia. Però credo Candreva, dai, meno peggio. Però io non lo voglio come titolare nell'Inter. Visto che si va a risparmio, che senso ha svendere Jovetic? Fabrizio. Però Jovetic vuole giocare per quello. A quanto pare l'Inter praticamente non offre garanzie dal punto di vista titolare. Per Jovetic e quindi, ragazzi, semplicemente questo, onestamente. Te lo dico in live, se gioca a maggio prendiamo 8 gol. Beh, maggio non si può vedere, Mario. Su FC Inter hanno detto che il Barça ha chiuso le porte per Di Maria. Playing for you. Qualcuno ha detto questo, dalla Spagna dicono altro. Insomma, dobbiamo vedere, ragazzi. Dobbiamo vedere, speriamo, veramente, speriamo bene. Come dice Inter la Milano che non retrocede, ragazzi, esterni veloci e rapidi in Italia fanno il devasto. Esatto, questo è, ragazzi, semplicemente questo. Un giocatore come Mané qua in Italia, ma ti crea sfracelli veramente, ragazzi. Ciao Luigi, forza mi, beh, forza Milano lo dici tu, non lo dico io. Vai al derby, sì, assolutamente. Notizie di mercato, beh, Trent Sainsbury, l'ho detto. Allora, la notizia del giorno è che Vecino è ufficiale, un giocatore dell'Inter, non è ancora ufficiale del tutto, ragazzi, perché comunque, diciamo, ha fatto le visite mediche, deve mettere nero su bianco, però, diciamo, ragazzi, è fatta per Vecino. Altra notizia è Biabiani, che è un giocatore dello Sparta Praga, praticamente questo, ragazzi. Queste sono le notizie del giorno. 4 milioni di euro, l'obbligo di riscatto scatterà non appena lo Sparta Praga arriverà secondo in classifica, quindi tanta roba, ragazzi, a questo punto di vista. Candreva è stato pagato 23 milioni, Giaccherini 1-2, infatti, questo è, ragazzi. Segui la primavera dell'Inter? Sì, dico quel che voglio, quasi ogni settimana. Tridente con Martial, Icardi e Mané si vola, magari, Manuel Gigante, guarda, tanta roba, tantissima roba. Sì, ragazzi, qua siamo diventati tutti tifosi dello Sparta Praga, oggi. Esterni veloci che non si chiamino Nagatomo, Alberto NI, esatto, e Biabiani, assolutamente. Ci vediamo a Milano, facciamoci una foto. Se ci becchiamo, con tanto piacere, Mirko. Chi vincerà la Premier secondo te? Quest'anno, ragazzi, la Premier ci sarà tanto da lottare, tante squadre forti, anche più dell'anno scorso, secondo me, ragazzi. Cuadrado, cosa ne pensi all'Inter? Sarebbe sicuramente un passo avanti notevole, 10.000 volte meglio rispetto a Candreva, ragazzi. Lo farei ad occhi chiusi. Mané piace anche a me, qualora non arrivasse Di Maria. Sarebbe una valida alternativa anche più giovane. Sono contento dell'arrivo di Vecino e per la cessione di Biabiani. Ora attendo D'Albert. Sono d'accordo pienamente con te, Dario. La penso come te. Mané, fortissimo. Magari è più goleador rispetto a Di Maria, che è più fantasista. È uno che più, diciamo, può inventarsi la giocata nello stretto. Invece Mané ha bisogno più di spazi larghi, però è fortissimo. E ha più gol nelle corde. Semplicemente contento anch'io di Vecino e contentissimo per la cessione di Biabiani. Speriamo che arriverà Luciano Spalletti, uno tra Di Maria e Manè. Speriamo. Luigi, sei un grande. Ti ringrazio, Alessandro. Grazie a te possiamo parlare con te, tanti tifosi della nostra squadra. Complimenti per la passione. Vi ringrazio, ragazzi. Il merito è tutto vostro.
Chi vincerà lo scudetto? Beh, ad oggi, ragazzi, la favorita è ancora la Juve, secondo me. Vediamo poi, vediamo. La palla è rotonda e non si sa mai. Andrea Almeazza quest'anno, certo, Peppe Nerazzurro, certo. La mia ultima volta Almeazza, ragazzi, è Inter-Hapoel Beersheba. Quindi potete immaginare voi. Candreva Chelsea si fa, me lo auguro, Manuel Gigante. Ci offrono 25 milioni di euro e noi ci stiamo pensando, guarda. Grazie Manu Vita, grazie mille, gentilissimo. Ciao Ruttaraba, ciao. Qual è il prossimo che venderemo? Mi auguro Ranocchia, Nagatomo, giocatori del genere, ragazzi. Serve ancora un centrale, che ne pensi? E non solo un centrale, ragazzi, serve un centrale, gli esterni, trequartista, serve di tutto e di più, ragazzi, ancora. Onestamente, serve, ragazzi. Io credo che Mané sia più adatto al gioco di Spalletti perché ha caratteristiche simili a Salah. Esatto, Manuel Gatta, sono d'accordo con te. Ha quelle caratteristiche fisiche che attacca gli spazi, crea superiorità numerica con facilità e tanta, tanta roba. No, non faccio parte della curva Inter la Milano che non retrocede, però qualche volta ci sono anche stato. Osman Dembélé, lo dicono, dicono che sia vicino al Barça, a quanto ho capito. Ciao Mohamed Ali, farai il video con la tua ragazza, se vuole lei, se vuole lei. Ciao Luigi, ma ne a 40 milioni non lo prendiamo mai purtroppo. No, infatti ragazzi ci vogliono molto più di 40 milioni. Per il gioco di Spalletti servono esterni che fanno gol come Salah, Mané, verissimo, verissimo Big Manu. Io infatti a Spalletti, io per questo ragazzi per Spalletti non vedo bene Candreva e giocatori simili, perché servono altri esterni che fanno gol, ma l'ha fatto capire anche Sabatini in conferenza stampa. Ma Mané è titolare nella sua squadra? Beh sì, Alessandro. Adesso hanno preso Salah in quella posizione di campo e potrebbe retrocedere a panchinaro. Ciao caro Sergio Fox, sempre amala. Secondo me, considerando gli obblighi del fair play finanziario e le problematiche del pianeta Inter, Spalletti, con la sua esperienza è stata una scelta migliore rispetto a Conte. Vero, Alberto, sono d'accordo con te. Io davvero sono soddisfatto al 100% per Spalletti perché è un grandissimo, grandissimo uomo, grandissimo competente, grandissimo tutto questo e ha ribaltato già la squadra, ragazzi. Questo è molto importante. Si è vista già un'Inter diversa. Mia mamma che mi scrive, Luigi, che ne dici se il prossimo video lo trasmettiamo da Rio Nero? Io ragazzi vivo a Milano, la mia mamma vive nel sud Italia e mi chiede di scendere. Vediamo, speriamo mamma a breve, speriamo. Un abbraccio a mia mamma. Ciao Luigi, ciao Interfan e ciao Big Manu. Grazie mille. Quando vai in vacanza? Dovrei, questione di giorni, ragazzi. Io dico che si scatena un'asta per Keita. Speriamo di no, ragazzi, perché alle aste l'Inter, diciamo, non partecipa, a quanto ho capito. Ciao Luigi, ma chi in difesa? Rich. Io credo che comunque con questo Skriniar, un Miranda recuperato, la difesa sia anche abbastanza a posto. Però, dipendesse da me, un altro centrale lo prenderei, devo ancora litigare con la tua ragazza? Se mi offende sulla mia capigliatura, sì. Mi difendi tu almeno, Mario. Ciao Luigi Ovario. Vado. Ciao Train Sainsbury. Ciao Vinci. Cari miei, anch'io davvero ultimi 2 minuti di live che devo scappare alle 4:30. Quindi, cari miei, io vi faccio un riassuntino sulle notizie di calciomercato di oggi. Praticamente l'Inter ha preso Vesino, ha fatto le visite mediche. Per me è un ottimo profilo, un profilo comunque che ha qualità, sa dare del tuo al pallone, recupera palla. Quindi da questo punto di vista per me Vesino è un ottimo acquisto, ottimo acquisto. Poi diciamo che la notizia ancora più bella, secondo me, ancora più bella, è quella di Biabiani che è stato ceduto allo Sparta Praga per un prestito con diritto che diventerà obbligo di riscatto per 4 milioni plusvalenza, quindi ci fa comodo, onestamente. Cari miei, io come voi sono in attesa anche di vedere ovviamente notizie più belle sull'Inter, magari qualche nome un po' più altisonante, nome che fa sognare un pochino di più.
Sono d'accordo, ragazzi, con voi, assolutamente. E speriamo bene, cari miei. Io intanto inizio a salutarvi, eh. 26 anni, Alessandro. Saluto Alessandro Garcia, la Serpa, Alessandro Cipolla. Io ti dico che Perisic, più passa il tempo e più può rimanere all'Inter, però secondo me continua a pensare che andrà via. Mohamed Ali, Peppe Nerazzurro, ti ringrazio. Tommaso Bellandi, Alessio 1908, secondo me Vecino farà bene, anche secondo me Inter la Milano che non retrocede, Giando 10, dico quel che voglio. Quale giocatore della primavera porteresti in prima squadra? Van Hoijsden e Pinamonti, quelli sono i due da prendere, secondo me. Io ragazzi saluto tutti voi, vi ringrazio ancora una volta per essere stati ospiti nella mia live. Rimanete sintonizzati, cari miei, sul mio canale perché non so quando faccio live, video, insomma. Vediamo, ragazzi, speriamo bene per la nostra amata. Intanto, Vecino, buon acquisto, secondo me. È una buonissima notizia la cessione di Biabiani, sperando che non sia l'ultimo. Vi saluto tutti, ragazzi, è stato un piacere enorme, come al solito. Un saluto a tutti voi, amala sempre. Ciao, ragazzi.